I cavalli sono in partenza. Partite in vantaggio sui Seed Squad, presto scavalcata da Rajan, che si trascina all'esterno Bias Power, poi in quarta risale all'esterno Sugar Beat a precedere Dame de Coeur, quindi fuori serie ancora Thunder Pint, Granatina, Codi in coda, Come to Run e Alkes. Cavallo è ora all'imbocco della curva di fondo con Rajan leader nei confronti di Bias Power. Quindi per linee interne sui Seed Squad a largo figura Sugar Beat con a ridosso Dame de Coeur, quindi ancora fuori serie Thunder Painter con in coda sempre Canturani e Alkes. Cavalle ora prossime all'ingresso in retta di arrivo alle spalle di Rajan. Figura sui Seed Squad con all'esterno Bias Power, poi in progressione Sugar Beat in anticipo su Dame de Coeur a centropista con a largo fuori serie. Sta allungando Rajan nei confronti di sui Seed Squad, Bias Power, Sugar Beat e più a centropista Dame de Coeur. Quindi Come to Run che risale dalle retrovie, Rajan attaccata a fondo da Dame de Coeur, quindi Sugar Beat e Come to Run, sta passando Dame de Coeur nei confronti di Sugar Boot, Rajan e Come to Run sul palo, sono vicinissime Dame de Coeur e Come to Run, quindi Sugar Beat e Rajan. Andiamo a rivedere questo finale con il numero 1 Dame de Coeur e Antonio Fresu che vengono attaccati negli ultimissimi metri da Come to Run e Sugar Beat, e nel tratto finale andiamo a rivedere le immagini Come to Run con Dario Vargiu a pariglia completamente Dame de Coeur e sono vicinissimi coi tempi di galoppo al terzo posto il numero 2 di Sugar Beat, ma anche in questa corsa, visti i minimi distacchi, è consigliabile aspettare il responso del giudice di arrivo.